Ciao e benvenuti in questo video. Ma io mi chiedo, anzi, vi spiegherò, ma cosa succede quando un calciatore è sbagliato? Dai. Quello di cosa fare quando un calciatore va all'estero. Quando un calciatore lascia la Serie A e va a giocare all'estero in un campionato di minore categorie, per esempio la Serie B oppure la Serie B spagnola e così via. Perché si creano dei problemi? Perché le persone devono essere molto chiare all'inizio della stagione, cioè quando vai a creare la Lega, creare il tuo regolamento del fantacalcio, devi mettere ben in chiaro i punti prima di partire, cioè iniziare con le regole chiare per tutti, inviate un messaggio su WhatsApp, lasciate tutte le risposte, no, a tutti i fantallenatori, così quando inizierà il mercato e quando qualche calciatore andrà via, sia nel mercato nostro tradizionale, ma anche quello che succede adesso. Per esempio, Hamsik è andato a finire in Cina adesso, dove il mercato è chiuso, quindi ci sarà qualcuno che purtroppo avrà un giocatore in meno in squadra e quindi dovrà sostituire il calciatore che è andato via. Cosa fare? Beh, una scelta molto semplice è quella di ridare tutti i soldi investiti a questo fantallenatore che ha speso appunto quel capitale, quei fantamilioni per comprare il calciatore. Oppure fare in modo che queste persone, che questo allenatore possa svincolare il giocatore da solo e riprendersi i soldi investiti. Io vi consiglio sempre, cioè consiglio a tutti, di lasciare la possibilità, la scelta libera di sostituire il calciatore, nel senso che di vendere il calciatore al valore di mercato, riprendersi quei soldi per investire poi nel loro sostituto, perché in molti casi, molte leghe di fantacalcio, deve avere il minimo, no? Se tu vai su Fantagazzetta, su Fantasoccer, no? E crei la tua lega, sai benissimo che avrai un minimo, puoi impostare un minimo di calciatori che deve avere in rosa. Quindi se quel calciatore va all'estero avrà un giocatore in meno, quindi per sostituire avrà bisogno di comprare o di prendere un altro. E quindi la scelta migliore secondo me è quella di dare la possibilità al fantallenatore di comprare tranquillamente il calciatore, svincolandolo e dandogli tutto il totale del valore del calciatore stesso. Vi faccio un altro esempio, che è quello di Ljajic, che quest'estate, nella chiusura anticipata del nostro mercato, che era, mi sembra, il 21 di agosto, era chiuso, però il mercato turco non era chiuso, quindi cosa è successo? Che anche Ljajic è stato venduto al Beşiktaş dopo che il mercato in Italia era chiuso, quindi tutti avevamo già iniziato a fare le aste, a iniziare il fantacalcio, e poi molti fantallenatori si sono ritrovati senza Ljajic. E con adesso Hamsik, quindi vi consiglio sempre di stare sereni, tranquilli, mettere ben chiaro le cose all'inizio della stagione e fargli dare due scelte, fate delle domande agli altri, no? Cosa vogliamo fare? Diamo il valore di mercato del giocatore, vi diamo la metà del valore del giocatore, cosa possiamo fare? Così mettete ben in chiaro le cose e niente, questo è quello che volevo, un piccolo consiglio da parte dell'Accademia del Fantacalcio. Grazie di seguire questo video, mi raccomando iscriviti e fai il commento qui sotto. Ciao, al prossimo video. Ma che cosa succede quando un calciatore va all'estero? Oggi vi spiegherò proprio questo.